Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Ora commenteremo questo video insieme. È un video serio che parlerà di alcune teorie, pare, sugli alieni. E ragazzi, le vediamo insieme. Partiamo subito col primo, vedete? L'astronave, questa pare più una ricostruzione. Me l'hanno segnalato qualcuno, ma... Allora, qui... Ah, vedete qua, c'è un po' di... Un'astronave a forma di sigaro, cioè... Vedete? Anche lì ci sono alcune, non so dove, dice alcune figure un po' così, i giganti, vedete? Ora non so dove si vedranno, mi sembra, vedete qua su ci sono tutti i giganti. Bisogna anche vedere le facce e tutto, vediamo cosa c'è qua. Altri giganti, sicuramente questo qui dovrebbe essere questo. Non so se l'ho fatto dalla parte giusta. Molto, molto interessante anche questo. Non so se si vede. Sicuramente. Sì, anche questa, abbastanza interessante. Poi vedete lì sopra c'è una specie di sfera che dà dei raggi, comunque dà qualcosa. E quella credo che sia un'astronave. Ecco, guardate qua, anche qui. C'è una specie di coda. Guardate queste figure. E non sono umani questi qui, eh. Vedete, qua sembra un rettiliano. E anche lì sotto. Insomma, sono pare che rappresentino degli esseri che noi definiremo alieni. Vedete qua i giganti. Ecco, vedete un po' le varie stature. Questo me l'ha fatto notare. Di vedere questo video e ve lo sto assolutamente proponendo, ragazzi. Guardate che ossa gigantesche. Beh, forse alcuni sono dei montaggi, secondo me. Alcuni sono dei forti montaggi. Altri invece sono stati effettivamente ritrovati dei teschi, dei scheletri giganteschi, di uomini. Vedete qua, guardate qua. Vedete la mummia com'è alta, è gigantesca. Ripeto, forse sono dei fotomontaggi, quello può saperlo, però al momento sto vedendo questo video, quindi vi sto dando una mia opinione. Opinione, comunque lo sto vedendo insieme a voi. Ok. Sì, fanno vedere un po' di scheletri giganteschi, benissimo. Ok, un teschio gigantesco, benissimo. Ok. Ma dico cos'è un femore? Un osso comunque molto grosso per essere. Altro coso, vedete? Ok, teschio. Vabbè, questo ragazzi, fate che sono dei fotomontaggi, molti. Io non dico assolutamente che non lo siano, per carità. Sicuramente ci sono. Non so se questi sono tutti effettivamente dei fotomontaggi, però, eh sì, insomma, questo è tutto da verificare. No, beh, questo mi sembra una follia, questo qua mi sembra, cioè, grosso come un tirannosauro, non lo so, non credo, non penso che siano stati così giganteschi. Comunque, in teoria, vedete, vabbè, con musica composta, eccetera. Vi do appuntamento al prossimo video. Questi sono i migliori avvistamenti che hanno, credo, mai visto. Stanno appunto parlando di vari avvistamenti UFO che pare che hanno fatto, quindi delle cose reali. Vedete? Ora stiamo vedendo i missili che la NASA li ha sparati, ragazzi. Vediamo se c'è qualche... Magari qua non è colpa mia, è colpa proprio del video che ha questa cosa. La stessa direzione in cui viaggiava il missile, a circa 12.000 km, un oggetto è entrato nell'inquadratura. Adesso... E ha sparato un raggio combinato dalla testata, vedete? E ha volato di sopra, ha sparato un altro raggio dalla testata, un raggio luminoso ed è volato via nella stessa direzione da cui era venuto. E la testata è precipitata dal cielo. Intanto, ragazzi, bevo caffè. Ragazzi, qua. Anche qui non so ragazzi come prenderli, se fake o no, non mi interessa, io sto vedendo il video. Sto vedendo il video con voi in diretta, è la prima volta che lo vedo, quindi non so assolutamente cosa aspettare. Attenzione, lei non dovrà mai più parlare di questo.
Per quello che ne sa lei, questo non è mai successo. Se fosse, sarebbe incredibile. Vabbè, che gli americani non mi devo stupire. Questo chi è? Un commissionario. Hanno filmato l'UFO che seguiva il missile mentre saliva in cielo. E gli puntava addosso un raggio che ha neutralizzato il missile. Questo fatto fu ripreso e poi fu messo tutto sotto silenzio. Vabbè, queste sono cazzate, le torri gemelle, secondo me sono delle assurdità totali, comunque, vabbè, comunque vediamo. Secondo me, vabbè, sono stati, penso, anche gli americani, per far vedere che era colpa di Al-Qaeda. Vediamo, però lui dice i suoi alieni, boh, è stato visto gli alieni. Io non vedo una stramazza di niente, però magari lui ha visto qualcosa in più, adesso cieco io, a vedere. Ah, sì, l'ho visto una macchietta sulle... Ok, forse la vostra di qua dovrebbe esserci una. Ciò che avviene alle sue spalle. Sì, ho visto una macchia, una macchietta. Sì, ora vediamo. Ora vediamo sti qua. Lui si fa la sua bella intervista, tranquillo. E tutta la gente si ferma. Oh, guarda. Eccolo lì, guardate. Boh. Non lo so, ragazzi, no. Alcune cose non so cosa pensare. Sinceramente tante cose sono anche fake, sì, sicuramente. Tutti si incazzano, oh mio Dio, su qua si affaccia dal covo. Guardate, anche lo stato avvistato da un gruppo di pescatori ispani. Vediamo. Ok, un UFO. Ora, si è tuffato in acqua. Ci sono delle storie di UFO che si cacciano in acqua, sì, non sarebbe il primo che sento, l'hanno sicuramente fatto di più. Sì. Io vi do appuntamento al prossimo video e riprenderemo subito con questa cosa che si butta in acqua dopo.